San Domenico si rinnova, e si rinnova sempre con novità e con aggiunta di idee, e per questo va ringraziata l'associazione La Smania Addosso, i ragazzi dell'associazione. Abbiamo avuto veramente l'emozione di una, a parte i mangiafuoco che comunque non solo, diciamo così, attraggono i bambini ma anche gli adulti, e poi questo giro per il paese degli sbandieratori con dei costumi d'epoca veramente magnifici, e con questo San Domenico che diciamo ha sfilato per le vie del paese. Un momento di street food, quindi salsiccia, siccome coincide con la fiera del limone, allora tutto a base di limone, dalla salsiccia al limone all'hamburger al limone alla granita, per poi avere in piazza musica fino alle 3 e poter ballare. Il messaggio è duplice: da un lato i festeggiamenti di San Domenico, dall'altro lato fare in modo che i ragazzi restino in paese, si divertano in paese, non vadano fuori ed evitino pericoli e rischi. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare in queste serate d'estate dove tutti escono e vanno fuori, e a volte come dire, si incappa in pericoli. Dopodiché giorno 8, che è il giorno della festa di San Domenico, ci sarà la messa solenne e poi la processione a conclusione di questa quasi quattro giornate di festa.